E anche oggi ci ho provato. Con queste donne è sempre la stessa storia. Le dai tutto, ma loro nulla. Beh, tanto vale provare. Inizi a mettere like alle foto, ai post e anche alle sue storie. Vediamo come vado. La solita procedura, d'altronde. Ehi. Che bello questo qui su Instagram. Federico degli alberini. Va bene, lo seguo. Qualcuno ha iniziato una chat con te. Ok. Ehi. Ciao. Oh, ok, mi ha scritto ciao. Già è tanto che mi calcola, vediamo. Ti volevo dire che sei bellissima. Ti volevo dire che sei bellissima. Scusa, ma chi sei? Ma chi sei? Questo non mi conosce. Sono il ricco e potente e anche famoso Federico degli Alberighi. Il ricco e nobile Federico degli Alberighi. Sto per sapere quanti soldi hai? 10 milioni e 400 mila denari? È abbastanza per te? Beh, per me e il mio caro figliolo. Figlio? Beh, dai, io non amo i bambini, però se questo è il prezzo da pagare, lo pagherò. Senti, ora che siamo diventati un po' intimi. Ora che siamo diventati un po' intimi. Intimi cosa? Ti conosco solo da qualche ora. Vabbè, dai, nella vita non si deve mai sprecare del tempo. Ogni minuto è prezioso, molto. Va bene, la vita non si deve mai sprecare il tempo, ogni minuto è prezioso. Va bene. Ti dico solamente che sei molto bello, ma al costo che tu mi fai una foto con il pappagallo che hai. Qual è il mio animale domestico? Cheese. In realtà io la volevo solo col pupazzo, mi toccherà tagliare la foto. Vabbè, dai, io ci ho provato. Sai che non posso prendertelo, tesoro, siamo al verde. Federico Fashion Style mi ha licenziata e ora non abbiamo più soldi per colpa delle bollette e della benzina. Vedi, qui ti ha mandato la foto. Mi darai dei soldi a quel pappagallo? Però pensandoci, il mio patrimonio si estinguerà senza un falco. Però pensandoci bene, per una ragazza ne vale la pena. Va bene, se vuoi inizio subito con il bonifico, ti darò tutti i miei risparmi. Va bene, accetto tutto. Se vuoi, inizio con il bonifico, ti darò tutti i miei risparmi. Ma grazie. Hai sentito, amore? Amore quel pappagallo! Sì!